Bentornati amici o benvenuti in questo nuovo video di Italiano in 7 minuti per chi ci segue su YouTube e in questo nuovo episodio del podcast di Italiano in 7 minuti per chi ci segue dal podcast. In questo episodio di oggi di Storie per studenti della lingua italiana voglio parlarvi dello sport più famoso del mondo, il calcio. Il calcio, infatti, ha alcuni dei personaggi più famosi del mondo. Chi non conosce Cristiano Ronaldo o Maradona? Tutti lo seguono e tutti ne parlano, ma di preciso, il calcio, quando è nato? Sembra che la patria del calcio moderno sia stata l'Inghilterra e in particolare i college britannici intorno al 1850. Il calcio è nato infatti come sport per persone facoltose. Il football fu inizialmente praticato dai giovani delle scuole più ricche e nelle università. Le classi erano sempre composte da 10 persone, a cui si aggiungeva l'insegnante, diventando così 11. E prima non si era mai giocato a calcio? Sembra che i primi rudimenti di questo sport arrivino dalla Cina, con uno sport in cui la palla era spinta con i piedi. Era un allenamento militare nel quale si doveva calciare una palla riempita con piume e capelli. In Giappone, poi, si sviluppa il kemari, praticato ancora oggi, che consisteva nel non far cadere la palla. Ah, quindi il calcio è nato in Asia. Nell'antica Grecia e nell'antica Roma c'era una forma di sport con la palla, arpastum, che si tramanda in Italia fino al 1300-1400, detto anche calcio in costume o calcio fiorentino. Questo tipo di sport somiglia più al rugby che al calcio. Infatti ci sono moltissimi scontri fisici. A Firenze, ancora oggi, questo tipo di sport viene praticato ed è un simbolo tipico dei quartieri popolari di Firenze, rappresentati dalle squadre dei bianchi, azzurri, rossi e verdi. Come sempre in descrizione trovate il link per poter vedere altri video che parlano di questo sport più nello specifico. Se vi dovesse interessare, a giugno si tiene la manifestazione, non so se quest'anno si giocherà oppure no. Il calcio però riuscì ad arrivare anche in Inghilterra e fu a Cambridge nel 1848 che si incontrarono alcune delle università più attive in questo sport, stabilendo delle regole che fossero comuni per tutti. Tra le regole, l'istituzione di un arbitro con il fischietto e la regola che si dovesse giocare 11 contro 11. 15 anni dopo, a Londra, fu fondata l'Associazione del Football, che stabiliva come regola cardine quella di poter toccare la palla con le mani soltanto per evitare che entrasse in porta. Tutti quelli che emigravano dall'Inghilterra portavano con sé questa passione per il calcio e quindi il calcio si è diffuso in Europa e nel mondo. Nel 1904 nasce la FIFA, l'associazione che organizza il campionato del mondo e che si svolge ogni 4 anni. Secondo uno studio del 2006 della FIFA, i giocatori di calcio erano oltre 270 milioni, con oltre 38 milioni di professionisti tesserati in società. Il calcio per tanti non è solo uno sport, ma aggregazione, passione e alle volte anche amore.
Bene amici, come sempre siamo arrivati alla fine di questo breve episodio di Stories for Italian Learners. Vi ricordo che potete trovare nel primo commento in alto il PDF o il documento della lezione trascritta di oggi. Spero che vi sia stato utile e che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, fatemelo sapere nei commenti e ci vediamo nel prossimo video.